credo che è appunto il piacere di camminare, camminare soprattutto su quella montagna che è la parte meridionale del percorso, staccati dai centri abitati, credo sia uno dei tracciati forse più duri, tra virgolette, per la distanza tra un luogo e l'altro, e arrivare deviando leggermente su questa sommità e scoprire dei ruderi. Dei ruderi che sono emersi in 10 anni di lavoro, 30.000 ore di attività messi adesso a posto, che evocano tempi molto lontani, che di un altro cammino, di un altro camminatore attraverso le Alpi, che è stato San Martino, che costella tutto il territorio del Trentino occidentale, il tracciato che accennava prima Marco, se voi lo fate, Casteltuna un San Martino, Fondo a un San Martino, Lana a un San Martino, le Giudicarie hanno attorno i monti di San Martino che li circondano a corona, per usare le parole di Visilio per la Vadinò. Ecco, dico quindi così un augurio a chi vuol fare quel percorso, è molto lungo, 100 km, non me la sogno, ma mi impegno a mantenere il sentiero per un pezzo, sostanzialmente un voto così da fare, ecco, e se avete voglia appunto di arrivare là, soprattutto, ecco là, prima il padre di San Romero dice, San Romero il silenzio, si è un po' perso in certi giorni, vi assicuro che su questo luogo il silenzio rimane ancora, si sentono invece i rumori purtroppo che salgono dal fondo. Grazie e comunque buon cammino.